Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beats. Oggi andrò a sconfiggere l'arcangelo che si trova alla stazione di Charing Cross. È un arcangelo molto particolare e la gimmick che bisognerà affrontare per risolvere il puzzle della stazione di Charing Cross è davvero particolare, ma ispirato a una storia che conosciamo bene o male tutti. Ed eccomi qua. Dunque, uno dice, beh, basta che vai per la porta e passi, ma non ci passiamo, dovremmo essere quindi più piccoli. Boh, vediamo un po' che c'è qua. Si aprirà qualcosa? Si apre una stanza. Ok, c'era anche un poster strano lì fuori appeso. Ehi, che succede? Questo ascensore ci sta lasciando? Oh mio Dio! Aha, io mi salverò dalla caduta. Eccoci qua. Noi siamo devastati, mentre la nostra amica no. Sono con Meredith perché mi andava di giocare con Meredith. Allora, abbiamo qualcosa sul tavolo. Una pietra gigante che non possiamo spostare neanche se ci provassimo. Ci servirà una chiave. Abbiamo anche una bottiglia d'acqua dalla quale bere. Stimati ospiti, vi prego di gustare il cibo che ho preparato per voi. Arriverò a salutarvi a breve, perciò non andate da nessuna parte. Alice. Vuoi bere dalla bottiglia con scritto bevi? Certo. No, siamo troppo piccoli. Non penso che potremo superare questa roccia. Siamo troppo piccoli, allora vediamo un po'. Qua c'è qualcosa da mangiare, se riesco a coordinarmi bene. Eccolo qua. Vai, mangiamo la... Ora siamo grandi normali. Mangiamo ancora una volta. Dovremmo diventare giganti. Eccoci qua. Prendiamo questo masso e spostiamolo. E ora dobbiamo... bere, ancora più piccoli. Ovviamente questo minigioco è ispirato a Alice nel Paese delle Meraviglie. È un po' diverso, è un po' tanto diverso. A qua pure posso mangiare, vediamo un po'. Sì, posso mangiare anche qui. Quindi dobbiamo mangiare. Avevo detto di non andare da nessuna parte. Davvero, chi vi ha insegnato le buone maniere? Dovreste vergognarvi di voi stessi. Il cappellaio non apprezzerà che il suo tè venga interrotto. Quindi restate qui, lo ripeto, Alice. Ma lei che ne sa che noi siamo andati da tutt'altra parte? Che cosa... Hai disturbato un tetramostri. Chiedo scusa per la mia scortesia. Credo stiano attaccando. Ma alle 5 prendiamo il tè. Sono proprio dei barbari. Allora ora devo bere. Ecco qua. Sì, beviamo. E devo salire qua sopra. Bene. Magari... Vabbè, senti, basta che ti chiedo. Oh, ma scivola tantissimo oggi, ma che succede? Oh, scivola che è una bellezza oggi. No, tanti mostri da affrontare, no, però, uffa. Il problema è che per levare la roba qua devo essere grande. Oh, presa, bene. Allora, tolta da lì. Devo tornare piccolo. Ok. Ah, ci sono, ce l'ho fatta, bene, 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 bene. Che fatica. Oh no, c'è un saltatore. Aha. Taglialegna non comune. Scappo, 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 scappo. Ok, un altro Falenic. Ma si potrà fare senza Falenic sta parte? Eccolo qua. Questo non si può togliere. Ah, la tazza da tè, certo. Oh no, se casco è finita, mi tocca ricominciare. Ah. Oh, meno male. Quel Falen... Ah, te tra l'altro, beh, Falenic in Overworld. Se mi faceva cascare di sotto, lo picchiavo forte. In game, certo. Nella vita vera non si può. Ok, ah, siamo arrivati. Mamma mia, ho premuto A. Abituato a saltare con A, ragazzi. È una condanna in certi giochi. Ah, siamo arrivati. Ok, ci siamo. Ok, eccomi qua, è entrato. Quanti introverfi, ma si possono anche affrontare. Eh sì, apriamola. Questa la conservo per dopo, sarà una bella sorpresa per te. Un ospite cortese la lascerebbe in pace. Usa la testa, non prenderla. Alice con tanti cuoricini. Chissà che contiene. Vuoi aprire il forziere, ma certo? Re Gemma vuole la testa. È Reginice. Chiave del bianconiglio, scherzetto, legno e polpa. E ora devo uscire, cioè, facendo la strada di prima. Eccoci qua. Mettiamo la chiave. Ok. Ah, interesting.
Però dobbiamo essere piccoli per arrivare dall'arcangelo. Quindi restiamo piccoli. Ed eccoci qua. Wow, il mondo è molto più grande quando lo vedi dalla prospettiva così piccola. Andiamo quindi ad affrontare questo arcangelo. Che diavolo ha questo posto? È come se ci fosse qualcosa che spinge contro di me. È come avere una scarica di interferenze sul cervello. Vediamo, vediamo. Arcangelo è fantastico. Un altro arcangelo. Anche questa volta sembra qualcosa che non dovrei vedere. Avete ignorato il mio ordine e vi siete mossi. Non mi rispettate? Non vi rendete conto di quanto sia importante? No, hai ragione, non ti rispetto. Che maleducazione, per di più nei confronti di un membro della famiglia reale. Se vi rifiutate di usare la testa, sarò costretto a togliervela dalle spalle. Regina in esilio dal paese delle meraviglie. Bellissimo il titolo che ha. Stupendo. Andiamo con un piccolo déjà vu. Ma possiamo già andare in fusione? Ma certo che andiamo in fusione allora, dai. Sta a perdere tempo. Aero TV. Bello. Sembra un po'. Il colore mi ricorda Latias. Andiamo con déjà vu, dai. Così posso fare multicolpo dopo. Anche se penso che andrò con sputo, visto che mi tracanno i punti abilità, si è gonfiata. I personaggi gonfi hanno statistiche di attacco e difesa aumentate, ma una schivata molto minore. Per forza il bersaglio è più grande. No, posso fare due Zephyr, a dire il vero. Facciamolo allora. Wow. Niente proprio. Colpo della montagna! Fa male, fa davvero male. Mono bersaglio, ok. Se non chiama niente. Difesa a distanza. Si è sgonfiata. Maggiore schivata, ma statistiche attacco e difesa ridotte. Ok, ora possiamo provare con Zephyr allora, a vedere quanto facciamo. Doppio, ovviamente. Manco due volte il bersaglio. Ovviamente. C'è un po' doppio colpo. Niente. Un 28 e un 30. Beh, era meglio Zephyr. Questo non puoi far così male, eh. Cioè, signorina, si viene regolata, eh. Non c'è. Abbiamo fatto mangiami. Ora che deve fare l'attacco suo. Vediamo che combina. Elevate, la guanterei. 336, va bene. Cioè, se la posso colpire solo quando è grande, a che serve? Cioè, è una fregatura. Non faccio neanche tanti danni perché c'è la difesa aumentata, la tipa. Mi tocca pure ricaricarmi. Se faccio pugnale tossica magari non faccio tanti danni, però l'avveleno almeno. Una piccola consolazione.
Lei fa sempre colpo della montagna tra canna benzina e si carica molto più velocemente, quindi l'attacco potente. Io devo stare molto attento perché se mi fa un critico però finisce. Aia, statistica aumentate, va bene. Posso andare ancora avanti, non mi tiro certo indietro. Ok, pensavo facesse di più, strano. Mo beve, e quando la becco mai? Ok, presa e presa, top. Niente, niente conduttività però. Vabbè, il veleno però intanto lavora. Direi che penso sia che sia finito ormai, eh. Gante è scomparsa. Va bene, se te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Tutto valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola occidente sulle tue ali fino ad un luogo che io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e di quiete. Procedi dunque di lì a meridione, dove le strade si vanno a incontrare. Dove si trovano alberi ed erba, dove sentieri potrai calpestare. Accanto a un edificio c'è un tronco. Marca la fine del luogo del lungo sentiero. Non ho idea di dove sia per il momento. La figlia dell'ego. Non avete proprio rispetto, vero? Che rabbia. Signora Alice, piacere di conoscerti. Mi serve qualcuno con le tue capacità relazionali. Non mollate mai, Aleph, c'è qualcos'altro che vuoi dirci? Tutti gli arcangeli hanno un'opinione così alta di sé? O lei era un caso speciale? Un po' l'uno, un po' l'altro. È ricomparso quel tizio, Aleph. Ah, c'era una pista che volevi seguire, giusto? Che pista era? Accanto a un edificio c'è un tronco, marca la fine del lungo sentiero. In realtà sembra molto specifica, forse descrive un luogo preciso dell'isola. Sì, però non so quale. Immagino sia meglio tornare a esplorare. Non hai sentito dicere su quello che sta accadendo alla spiaggia di Harbour Town? Sarebbe bene controllare. Barca a remi, non devo andare lì. Non fraintendermi, fondermi con te è bello, però è anche strano, vero? È che non mi aspettavo che quest'isola potesse sorprendermi ancora, per non parlare del tuo piano di cercare una via di uscita. Ormai sono qui da così tanto tempo che non pensavo più di andarmene. È che dalle mie parti non ho mai avuto vere amicizie. In genere la gente non mi piace. È per questo che mi piace distrarmi. Quando sono arrivata qui mi è venuta un po' di ossessione per l'elettronica. Ho lavorato all'impianto di illuminazione ed altre cose per la città. In questo modo posso concentrarmi e non pensare a tutto quello che non ho. Anche la ricerca del disco serviva a quella, credo. Ah, scusa se sono... Scusa se sono fatta così. Ehi, non devi scusarti. Grazie, stavo iniziando a parlare come Katie. Perché sai cosa intendo, no? Non fa altro che scusarsi per qualunque cosa. Ok, basta con la sincerità. Forza, finiamo il lavoro. Certo. L'ultima cosa da fare oggi, insomma, l'arcangelo, è stata una bella sfida. Quindi andiamo a parlare con Sole, che ci aspetta, però in realtà c'è la missione già attivata di lei. Devo venire qui perché dobbiamo dare un nuovo look alla nostra amica Sole. Credo che sia qui la sartoria di Harbour Town. Ed eccola! Oh, ciao! Ci sono tutti! Non sono ancora sicuro che sia il caso di aiutarla. Non ricordi quando il suo ex datore di lavoro ha cercato di impadronirsi dell'isola? Potrebbe essere interessante. Bene, Sole, ti riporterò qui e potrai scegliere dei vestiti nuovi. Ok. Questo ok? Non sono così sicuro, Katie. Io mi sto già divertendo un sacco, si vede. Non sono sicura questo vada bene, Sole. C'è la maglietta di Katie, mettiti qui. Ma che è questo? Un pagliaccio? Non sono sicura. Infatti, è giusto. Non pensavo che saresti andata in questa direzione. Non sembri molto a tuo agio così, Sole. Che dici di provare qualcos'altro? Penso che mi sta bene. Io? Katie, sembra solo a me? O Sole è assolutamente splendida? No, non sembra solo a te.
Ma guarda, alla fine Sole ora in gamba. Chi se l'aspettava? Stai benissimo, Sole. Ok, questa sono io ora. Grazie a tutti per l'aiuto. Provo delle emozioni molto contrastanti. Siamo felici di poterti aiutare, Sole. A Harbour Town tutti possono ricominciare da capo, anche gli agenti immobiliari zombie, altrimenti non è giusto. I succhiaterra non sono zombie. I succhiaterra sono tramite, creati per un lavoro. Non più, d'ora in poi. Proverò a essere solo. E questa era la mini missione di Sole. Ah, direi allora che per questo video è tutto. Qui dovrebbe esserci qualcosa, ma non c'è. Che peccato. Tipo una meridiana, qualcosa di simile. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate, come sempre, tutti i link utili per seguirmi dove vi pare, se volete. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao!